32esimo dei 64 enigmi, perseveranza, ovvero, per dirlo con la Brihadaranyaka Upanishad, il destino di un essere umano è quello del suo desiderio. Com'è il tuo desiderio, così è la tua volontà. Com'è la tua volontà, così è il tuo agire. Com'è il tuo agire, così è il tuo destino. Vediamo che cosa ci dicono a riguardo i 64 enigmi. Dopo aver gattonato per una decina di mesi, ingaggiasti una strenua lotta, di cui forse serbi memoria. Ti impegnasti costantemente a reggerti sulle gambe vacillanti, sinché giunse il momento fatidico in cui ci riuscisti. Ecco la perseveranza che insegna il bambino che sei stato. La terra su cui cadi è la stessa su cui ti rialzi. L'indole innata del bambino nasconde il senso della perseveranza e della resistenza. È come una piccola pianta che giunge a rompere l'asfalto. Non si crogiola in uno stato d'animo improntato al fallimento. Il bimbo ha la facoltà di accendere il proprio fuoco interiore, che gli consentirà alla fine di reggersi da solo sulle proprie gambe. Ciò che un uomo vuole può ottenerlo, ma è necessario che lo voglia sino in fondo per ottenerlo. Sognare e parlare di ciò che si vuole non ti farà ottenere nulla. Se fai ciò che desideri ardentemente nel profondo, una volontà guiderà sempre le tue azioni, anche in mezzo alle intemperie della vita e ai venti contrari che rendono incerto il viaggio e vogliono strapparti il timone di mano. Ma se segui ciò che ti piace realmente, gli ostacoli non faranno vacillare la tua perseveranza. Inoltre, puoi starne certo, se ti dedichi a ciò che ti piace, questo farà sì che piacerà, prima o poi, anche agli altri. C'è solo una persona che può determinare la forma e il destino della propria vita. Tu. Che destino hai intenzione di avere? Hasta siempre, compañeros. E viva da Gianluca Maggi. Alla prossima.